Dal piazzale del Tribunale fino a piazzale Guglielmotti per dire no alla violenza sulle donne. In tanti hanno partecipato questa mattina alla camminata solidale in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne organizzata dall'amministrazione comunale. Partito alle 9 dal Tribunale, il corteo ha percorso la mediana, viale Matteotti, via Buonarroti fino a piazzale Guglielmotti, con l'ingresso all'Aula Pucci, dove si è poi svolto un incontro con i ragazzi e con tutte le associazioni cittadine che da anni si occupano di questa problematica sul territorio. Le interviste. Se volete dirci perché siete qui oggi? È una manifestazione contro la violenza sulle donne. E quindi che cosa pensate di fare, di come arginare il problema? Sicuramente parlarne di più. Vi è capitato a voi personalmente? Fortunatamente no. Qualche amica? Che io conosca neanche, fortunatamente. Pensate comunque di esporre il problema qualora si verificasse, perché più se ne parla meglio è. Allora, io rappresento un gruppo femminile e femminista di Civitavecchia che è Le Ardite. Noi da anni ci interroghiamo sul cambiamento della società, sulla difesa dei diritti acquisiti delle donne. L'omicidio di Giulia Cecchettin ha rappresentato tantissimo nella sua efferatezza, nella sua crudeltà, però sicuramente è servito a scaturire questa grande risposta da parte di tutta la cittadinanza e di tutta Italia, del sistema. Finalmente non è solamente un argomento di nicchia, ma è una cosa che ci interroga tutti. Visto che la tematica rappresenta le donne, perché voi oggi siete qui? Perché volevamo rappresentare la violenza contro le donne e siamo qua per dare un nostro contributo a questo evento. Avete organizzato questa bellissima iniziativa, insomma vediamo tantissima sì. Gente, tantissimi giovani, quindi segno che ha avuto questo successo. Guardi, veramente sono anche un po' commossa perché vedere questi giovani, insomma questa cosa è stata proprio appunto organizzata proprio per mandare un messaggio, perché deve essere un messaggio importante e i giovani devono capire che noi ci siamo, perché colpevolizzare sempre i giovani non sono d'accordo, quindi noi istituzioni ci siamo, la scuola ci deve essere, la famiglia ci deve essere, mandiamo un messaggio ai giovani perché il futuro sono loro. Perché è così importante esserci oggi? Ma intanto perché è una marcia contro la violenza delle donne, domani è la giornata internazionale, mi pare che ogni anno si fanno manifestazioni. Secondo perché siamo credo alla 108 forse. Non è preciso, ma siamo a un numero già piuttosto alto di donne uccise e quindi diciamo manifestare l'indignazione alla città e raggruppare anche attorno a questo tema giovani, uomini e donne è fondamentale. Ancora conferme sul fatto che l'uso del carbone dovrà cessare entro il 2025. Dopo le parole dell'amministratore delegato di Enel, arriva adesso direttamente un pronunciamento dell'Unione Europea, con un mandato preciso alla delegazione che parteciperà a COP28, ovvero alla Conferenza delle Nazioni Unite per i cambiamenti climatici. Altro che 2027. Come se non fossero bastate le chiarissime parole dell'amministratore delegato di Enel, Flavio Cattaneo, che ha confermato l'uscita dal carbone entro il 2025, per quanto riguarda gli impianti gestiti dalla SPA Energetica, fatta eccezione per il Sulcis, sulla questione arriva adesso anche il punto esclamativo scritto dall'Unione Europea. La delegazione del Parlamento europeo che parteciperà alla COP28 di Dubai, ovvero alla Conferenza delle Nazioni Unite per i cambiamenti climatici, avrà una posizione univoca. Chiederà infatti la fine di tutte le sovvenzioni dirette e indirette ai combustibili fossili nel più breve tempo possibile, comunque entro il 2025. Sulla questione, peraltro, si è pronunciato direttamente il Parlamento europeo, che ha approvato una risoluzione con 462 voti favorevoli, 134 contrari e 30 astensioni rispetto alla proposta di mettere fine ai combustibili fossili e quindi anche al carbone entro il 2025. Nella risoluzione viene chiesto, mentre si procederà all'eliminazione del fossile, di triplicare le energie rinnovabili e raddoppiare l'efficienza energetica entro il 2030. Ciò non significa comunque che la COP28 si concluderà con una posizione univoca, visto che paesi importanti, come ad esempio la Cina e l'India, sembrano avere posizioni meno intransigenti.
Peraltro anche a livello europeo si osservano distinzioni, con alcune nazioni più intransigenti ed altre, tra cui l'Italia, favorevole ad una eliminazione graduale dei combustibili fossili. Resta il fatto comunque che la data del 2025, per quanto riguarda la fine dell'approvvigionamento degli impianti termoelettrici attraverso il carbone, sembra ormai certa. Diventa quindi ancora più urgente che la questione Civitavecchia, ovvero quali alternative occupazionali e di sviluppo trovare per il post carbone a Torre Nord, trovi spazio concretamente nelle agende delle istituzioni e delle forze politiche. Il tempo delle chiacchiere, insomma, è finito. Nella seduta di martedì scorso, il vicepresidente del Senato, Sergio Costa, del Movimento 5 Stelle, ha depositato un'interrogazione sul futuro della nostra città. Inizia così una nota congiunta di Movimento 5 Stelle e Unione Popolare, che affronta la questione legata a Civitavecchia. L'onorevole Costa, nel gennaio 2019, venne in visita nella nostra città in qualità di ministro per l'ambiente e la tutela del mare, si legge nella nota. In quell'occasione diede notizia del decreto 430-2018 che sanciva la fine della produzione di energia elettrica da carbone per il nostro paese e quindi per Civitavecchia. Da allora purtroppo poco o niente è stato fatto. Ora abbiamo voluto sollecitare il governo a fare la sua parte e a farla celermente, perché la nostra città, dopo 70 anni di servitù ambientale e di pesanti problemi di salute per la popolazione, non si debba trovare ad affrontare un difficile momento di transizione senza le adeguate coperture da parte dello Stato. Dopo il successo dell'iniziativa vaccinale di sabato scorso, è tutto pronto per il secondo appuntamento con l'Open Day Vaccini, che si terrà domani dalle 9 alle 12 presso il parcheggio del centro commerciale EMI di San Liborio, in via degli Orti di Santa Maria. Organizzato dalla ASL Roma 4 e fortemente voluto dall'assessore ai servizi sociali Deborah Zacchei, l'Open Day è stato pensato per contribuire alla tutela dei cittadini, soprattutto i più fragili, in vista dell'inverno. Con l'unità mobile del servizio vaccinale saranno somministrati i vaccini antinfluenzali e tutte le vaccinazioni raccomandate ai cittadini che si presenteranno all'orario stabilito. Il Comune di Civitavecchia ha deliberato la concessione di un fondo per le mense scolastiche biologiche assegnate ai fini della riduzione dei costi di servizio di refezione scolastica a carico dei beneficiari. In buona sostanza, a usufruirne saranno gli utenti con famiglie con ISEE basso, con pasti gratuiti tra gli iscritti nella seconda e terza fascia di reddito. Un eventuale importo residuo verrà ripartito in quote uguali tra gli iscritti nella quarta fascia di reddito, quando i Ministeri delle Politiche Alimentari e dell'Istruzione hanno istituito l'elenco per l'aggiudicazione del contributo fornito con decreto interministeriale a tutte le regioni d'Italia. Civitavecchia ha presentato la candidatura, che è stata accettata. La quota concessa dalla Regione Lazio è di quasi 52.000 euro. Il contributo sarà erogato alla concessionaria Dussmann Service SRL, che per conto del Comune provvederà alla riduzione dei costi del servizio di refezione scolastica a carico dei beneficiari e ne darà successiva rendicontazione al Comune stesso. Primo appuntamento con il cartellone del Granari Spazio Off, dedicato agli artisti della scena musicale del territorio, domani alle ore 21, in cui si potrà assistere ad un Pellegrino sotto le stelle, un concerto spettacolo che vuole dar risalto alla musica colta e a grandi composizioni letterarie, da Dante a Britten, da Chaucer a Hans Zimmer, per citare alcuni dei protagonisti di quest'opera prima. Un viaggio quindi alla scoperta di letterati e compositori che hanno dedicato le loro opere al tema universale del pellegrinaggio. Sul palco si esibiranno Camilla Chisostomi alla nichel arpa, Federica Sansolini alla chitarra classica, Federica Mola sarà la voce narrante, Ernesto Pianella e Gianluca Gobbi saranno alle percussioni. La Stemmar 90 sembra aver preso il ritmo giusto. Dopo un anno i rossoneri sono tornati a collezionare due vittorie consecutive e si sono portati in zona pool promozione. Ora il quintetto di Gabriele La Rosa è atteso da una serie di impegni molto probanti. Ascoltiamo l'intervista. Andrea Bottone, siamo negli uffici della Stemmar 90 cestistica in attesa di questi impegni importanti, perché arriva una delle capoliste qui alla Pala dei Cucci, ovvero Prassa di Ciampino, con diversi giocatori di spessore, per esempio Miglio, Camillucci, Lassala. Come si affronta questo Frassati con la Stemmar 90 che cerca di vincere ancora in casa? Beh, sicuramente bisognerà essere molto concentrati, non solo dal punto di vista tattico ma anche dal punto di vista mentale. Sarà una partita molto difficile, perché loro vengono anche da molte vittorie e una sola sconfitta. Sono molto preparati e hanno anche elementi molto buoni, come appunto gli ultimi che hai detto tu.
e quindi dovrà essere sicuramente una preparazione fisica, perché loro sono molto tosti, ma anche di lucidità e di concentrazione, di riuscire a curare ogni minimo dettaglio, che sia dalla cosa più importante fino anche alla meno importante, perché tutto conterà nella partita di sabato, sarà molto importante anche per la classifica. Faccio un ragionamento ad ampio raggio, perché questa partita è fondamentale per la classifica attuale, ma secondo me anche pensando a quello che potrebbe essere la seconda fase, perché poi i punti che otterrete con le dirette concorrenti ve li porterete anche nella seconda fase, quindi è fondamentale anche questo come concetto. Certo, ogni scontro conta, perché comunque oltre a riuscire ad essere in una buona posizione in classifica conteranno molto gli scontri diretti e anche a parità punti con più squadre e soprattutto la differenza punti, quindi se riusciremo ad andare avanti con il punteggio l'obiettivo non sarà mai, non solo sabato ma in tutte le partite, non sarà mai fermarsi per gestire soltanto il ritmo della partita, ma continuare a spingere per ottenere il risultato migliore possibile, che sia vincere di 20 o 30 punti, l'importante è riuscire ad aumentare sempre di più il divario per riuscire a trovarci in una posizione migliore poi in classifica alla fine della prima fase. La squadra sta crescendo molto con Gabriele La Rosa da quando è arrivato l'anno scorso, quest'anno si è agganciato anche Lucas Inghenito, per cui state facendo un bel lavoro e partiamo a modo te. Caro Andrea, perché sta facendo molto bene questa stagione, hai fatto una crescita imponente. Sì, comunque abbiamo degli allenatori che sono giovani, allo stesso tempo hanno anche non solo un buon modo di allenamento, ma anche un buon modo di approccio con i giocatori, che sia dentro che fuori dal campo. Abbiamo un bel legame non solo tra di noi, ma anche con i loro allenatori, e penso di poter parlare a nome di tutta la squadra, che noi siamo ovviamente molto contenti e ci vediamo molto bene con entrambi. Quindi quest'anno è un bel gruppo. Personalmente sì, sto migliorando negli anni, comunque cerco sempre di impegnarmi in ogni allenamento per riuscire a ottenere sempre il risultato migliore, ci sono sempre delle cose da migliorare, quindi riuscirò sempre a migliorarmi in ogni allenamento, in ogni stagione, è quello che farò sempre, insomma. Dopo tre sabati nel comprensorio, la Futsal Academy torna a giocare lontano da Civitavecchia nel campionato di Serie C1. Domani alle 15 fischio d'inizio sul campo della Ranova, nel quale la squadra di Umberto Di Maio cercherà di continuare a vivere un sogno decisamente inatteso ad inizio stagione, ovvero quello di poter lottare alla pari contro squadre decisamente più forti. E questa gara potrebbe dire molto sulle velleità dei nerazzurri, visto che i rossoblù hanno un punto di vantaggio in classifica, in una sfida che vedrà contrapporsi quarta e quinta della classe. Ancora grandi problemi in infermeria, non ci saranno gli infortunati Donati, Moretti e Sarracco, mentre è in dubbio Mancini. Rientreranno dopo un mese giovani, torna anche Giocondo dalla squalifica. Sabato interamente lontano da casa per le squadre di Serie C, la Comala Civitavecchia Volley Academy dovrà viaggiare fino alla volta di Pagliano per affrontare domani alle 20 il Paglianus. In dubbio Milioni e Catanesi per un attacco influenzale, ma si spera di recuperarle in tempo. Sfida quasi impossibile per la 3PC Pallavolo Civitavecchia nel girone B, che domani alle 18 sarà a Roma per far visita alla capolista Fenice, che conduce la classifica a punteggio pieno. Sarà assente Fabeni per un problema alla spalla.